Ciao a tutti, sono Candida e benvenuti anche oggi sul mio canale. Nel video di oggi voglio fare con voi queste decorazioni natalizie fatte con materiale di riciclo. Io ho utilizzato, vedrete, del cartoncino che avevo in casa, quindi si può usare qualsiasi tipo di materiale che avete. Il mio cartoncino è più o meno spesso, forse un paio di millimetri, comunque potete utilizzare anche il semplice cartone da pacchi che va benissimo. E boh, questa è un'idea per creare delle decorazioni semplici, però sono, come potete vedere, di sicuro effetto. Io in realtà le ho fatte perché quando poi decoro la casa per il periodo natalizio, decoro anche la parte che va sui mansarda, quindi la ringhiera della scala. E quindi ho pensato a queste decorazioni che sono piatte. E quindi possono appoggiarsi alla ringhiera e penso che insomma darà qualcosa di carino. Poi magari quando avrò dovuto tutto farò una foto e la posterò sui miei social. E, decorazioni che ho decorato sia sul frontale che anche sul retro, proprio perché comunque nel mio caso si vedranno dalla parte posteriore della scala, però comunque è sempre bello avere anche sulla parte posteriore una decorazione. Allora, io ne ho già realizzate tre, una la faremo insieme così vi faccio vedere come l'ho fatta, però nel frattempo vi spiego un attimino, ve le faccio vedere velocemente così questi possono anche essere un po' da spunto per quelle che voi potrete realizzare. In questo caso ho utilizzato due palline di Natale che ho fatto con le formine per quelle che si utilizzano anche per il gesso e con la soft clay. Di stamperia. Sul mio canale trovate anche un video dove ho fatto delle decorazioni fatte con la soft clay e poi ho dipinto con in quel caso acquerelli. Forse qua ho usato degli acrilici, ma non cambia molto. Quindi, se volete vedere come le ho fatte, potete cercare il video sul mio canale YouTube. E quindi ho utilizzato questi particolari per decorare la mia pallina. Ho utilizzato del washi tape che avete visto anche i miei altri video e trovate la descrizione del prodotto, di questo prodotto e degli altri che ho usato nell'info box del video. Trovate il link con tutti i prodotti che ho utilizzato o parte dei prodotti che ho utilizzato. Nel link li trovate un po' tutti, quelli che uso nei vari video. Sono divisi per settori, quindi potete andare a vedere quello che vi interessa. Ho utilizzato del nastro che avevo in casa, quindi per quello vi dico che potete riciclare veramente tutto il materiale che vi trovate a portata di mano, perché in questo caso più cose avete da mettere, più vengono belli. Vedete che ho fatto dei semplici fiocchettini con del pizzo e poi ho utilizzato una fustella con i fiocchi di neve che magari utilizzerò anche oggi, così vi faccio vedere come utilizzarla. Per decorare ulteriormente lo sfondo, mentre sul retro non ho fatto nient'altro che ritagliare dei particolari del mio ultimo kit digitale natalizio Christmas Time, dove ci sono varie, ve li ho già presentati. Comunque, in questo caso, vedete, ho utilizzato questo particolare. Questo invece è un particolare sempre del kit di Natale degli abbellimenti, che è nello specifico questo. Vedete che ho utilizzato la fetta di arancia, insomma, non ho fatto nient'altro che ritagliare ed incollare, quindi in questo caso è veramente velocissimo realizzare la parte posteriore, ma anche sul frontale ho utilizzato cose del mio ultimo kit, quindi non bisogna solo ritagliare ed incollare. Quindi tutto molto molto veloce, anche qui c'è il fiocchettino. E questo è il primo. Poi ho abbellito il tutto chiaramente con un po' di paillette, un po' di particolari. Anche qua ho utilizzato il mio pennarello sberluccicante che non so se si vede nella telecamera l'effetto, comunque ha questo effetto glitterato molto molto bello. Poi abbiamo la seconda pallina. Allora, in questo caso anche qui ho utilizzato nastro, il solito nastro. Questa è tutta carta del mio kit. Per realizzare queste stelle di Natale ho voluto cambiare e ho utilizzato questa fustella, che trovate anche sempre nella descrizione dei prodotti, che è una fustella che realizza questa stella di Natale, secondo me bellissima. Io l'ho usata in tantissime versioni, nelle cose natalizie la trovate anche degli scorsi anni colorata con vari tipi di colori, insomma veramente la uso tantissimo perché l'effetto io lo trovo veramente veramente bello. E quindi anche in questo caso l'ho utilizzato appunto quella fustella di stelle di Natale. Questa è una decorazione rigida natalizia, e anche qui dietro vedete ho messo la scritta Christmas e ho utilizzato particolari del mio kit digitale per decorare la parte posteriore.
Allora, vediamo l'ultima pallina. In questo caso invece ho utilizzato tutti i particolari del mio kit. Abbiamo la carta di sfondo, poi ho utilizzato le stelle di Natale che trovate nel kit qua nel foglio abbellimenti, che ho ritagliato e sovrapposto come ho fatto vedere in altri video. E per realizzare invece questi piccolini ho sfruttato una parte di un altro foglio della carta scrap che ha queste stelle di Natale piccoline che ho ritagliato e ho utilizzato per fare i particolari più piccoli. Poi ho ancora un abbellimento che nello specifico è questo, ve lo faccio vedere qui così si vede meglio, che è una fustella molto molto bella per fare le decorazioni, trovate anche questa nella descrizione dei prodotti dell'info box. E vediamo ancora. Boh, direi che in questa non ho usata nient'altro. Allora, vi faccio vedere. Guardate come brillano le stelle di Natale. Anche qui ho utilizzato il mio solito pennarello che utilizzerò anche oggi. Vi farò vedere che sto usando tantissimo per tutte le decorazioni natalizie perché lascia questa patina glitterata delicatissima, proprio bella bella, ma che contro luce fa un effetto veramente importante. L'ho messa anche semplicemente, guardate qui sullo sfondo, non so se si vede bene, ma dal vivo rende veramente molto. Poi ho messo anche qui delle paillette per abbellire. Sul retro stesso discorso, etichetta che ho ritagliato dal kit. Questi sono anche degli abbellimenti che ho ritagliato per dare così un po' di motivo anche sulla parte posteriore. Ora vi ho fatto vedere un attimino così come avevo realizzato nel particolare queste tre decorazioni e adesso andiamo a farne insieme una così vediamo come realizzarla. Come vi ho anticipato, partiamo da materiali di riciclo. Questo è un pezzo di carta di una confezione di qualche imballo di qualche oggetto, non so più neanche quale, e questo è un semplice tappo dei miei barattoli per sale, zucchero e caffè che ho in cucina. Quindi io ho deciso di usare questo perché aveva una dimensione che boh, mi poteva piacere, ma chiaramente ognuno è libero di usare il riferimento che preferisce con la dimensione che preferisce per realizzare le palline. Quindi io vado a fare due cerchi in questo modo. E andiamo semplicemente a ritagliare. Ritagliati i due particolari dal cartoncino, vado a fare la stessa cosa sulla carta. Allora, in questo caso, visto che ho intenzione di decorare in maniera abbastanza ricca la mia palla di Natale, ho deciso di utilizzare invece una parte un po' più neutra di carta di sfondo. Quindi vado a ritagliare nello stesso modo due particolari da questa carta. Quindi faccio la stessa cosa, segno qui in questo modo i miei due cerchi identici al cartoncino che ho ritagliato e vado nuovamente a ritagliare. Ora che abbiamo ritagliato i nostri quattro pezzi, vado a con il mio attrezzo per stressare la carta. Questo è un attrezzo che permette di stressare la carta in maniera veloce e in maniera regolare, ma irregolare nello stesso tempo. Viene un lavoro veloce ma fatto bene. Diciamo che se non avete questo attrezzo, che trovate anche dentro la descrizione, forse non è proprio uguale, ma trovate anche questo nella descrizione dei prodotti utilizzati, potete tranquillamente utilizzare la vostra forbice. Verrà un lavoro leggermente diverso, ma l'effetto finale comunque non cambia. Come vi dico sempre, se non avete la possibilità di comprare tutta l'attrezzatura che vi serve, oppure la comprate un po' alla volta, potete arrangiarvi con le cose che avete tranquillamente in casa. Dopodiché andiamo a passare tutto velocemente con il distress. Questa è una cosa che invece, ahimè, ritengo importante perché se voi non, quando passate i particolari col distress sembrano poi tridimensionali, l'effetto in rilievo si vede molto di più e per quanto mi riguarda i lavori cambiano completamente. Infatti, chi mi conosce sa che
che io lo uso praticamente dappertutto. Faccio lo stesso anche così sul mio cartoncino, anche se poi quello che ho ritagliato è praticamente a filo, quindi copre tutto, però così, giusto per dare ancora un tocco proprio sul bordo, vado a passarlo anche in questo modo. A questo punto vado ad incollare, direi, la parte proprio più neutra su quello che sarà il frontale della mia decorazione. Andiamo ad incollare. Vedete che siamo a filo, quindi va nascosto bene. Poi, tra l'altro, dobbiamo andare ad incollare anche il nastro tutto intorno, quindi i particolari del bordo poi praticamente rimangono nascosti. Allora, a questo punto passerei immediatamente ad incollare il nastro, così almeno dopo vediamo un attimino come fare la parte centrale. Allora, io utilizzo sempre, li faccio tutti uguali, visto che, come vi ho detto, li metterò sulla scala, quindi preferisco farli tutti abbinati. Adesso vado ad incollare così il mio nastro in questo modo. Io ho preso questo che è stato un caso perché ce l'avevo, che ha questa parte svolazzante tutta intorno, mi piaceva l'idea, però potete usare un qualsiasi nastro. Per esempio, chi ha già acquistato il kit, quello che vi ho proposto dei nastri con vari spessori, ce ne sono di diverso spessore, quindi uno può scegliere quale incollare. Tra l'altro sono sottilissimi, quindi facendo delle pieghettine nell'interno in questo punto qui non dovrebbe essere un problema riuscire ad incollarlo. Tagliamo così. Ok. E finiamo di incollare bene, così, in questo modo qua. Ora ho incollato prima il nastro. E adesso vado subito a chiudere con la parte posteriore, così nel frattempo il nastro continua ad incollarsi e rimane anche ben fissato al mio cartoncino. Ok, in questo modo qua. Dopodiché ci occuperemo anche della decorazione della parte posteriore, ma lo facciamo dopo, adesso non serve. Così. Ok, quindi vedete che la pallina comincia già a prendere forma. Ora, per questa decorazione ho deciso di ritagliare, io ho già ritagliato tutto come faccio sempre, così guadagniamo un po' di tempo. Allora, ma vi faccio vedere da dove l'ho ritagliata, così se volete farne una uguale potete farlo. Allora, ho ritagliato questa casetta con i due cerbiatti dalle etichette, quindi sarebbe, ecco, questa qua, che queste sono delle tag che basta poi ritagliare e chiudere, avete fatto il vostro bigliettino. Io ho ritagliato questo particolare e poi ho ritagliato tre particolari, ne ho ritagliati tre perché in realtà non so ancora quale usare, però adesso poi vediamo, dal foglio della carta dove ci sono tutti questi cervi da ritagliare. Quindi io adesso non so, ne ho presi tre più piccolini perché mi sembrava che andassero bene abbinati col particolare, ma non so ancora bene quale usare, poi vediamo. Quindi la mia idea era questa, poi ho ancora, allora, questa fustella, ve la faccio vedere su qualcosa di scuro o di chiaro, non lo so, per farvela vedere bene, anche questa, ecco qua, la trovate anche questa nella descrizione dei prodotti, questa è una fustella molto bella per il periodo natalizio del nostro Pino e questa è quella che vi avevo già fatto vedere prima,
che è una fustella di decorazione che ho utilizzato già per un'altra pallina. Ne ho presa un'altra perché vediamo se in qualche modo mi serve per decorare. Non so ancora, perché sapete che io poi mentre faccio ho tagliato un po' di cose e poi adesso vediamo in base all'ispirazione quello che viene fuori. Quindi pensavo di fare una cosa del genere, adesso ve la ripropongo così, vediamo un po' se mi piace, e poi metterei, sì, già solo così, questo sta bene, vediamo un po', forse, sì, metto questo perché è più scuro e quindi rimane più, sì, facciamo così, mettiamo questo, deciso, già deciso. Quindi vedete che quello che avevo più o meno in mente è questo. Allora, però cosa voglio fare? Voglio andare a mettere un pochino di garza sotto questo particolare. Quindi ne taglio un pezzettino, giusto così, proprio poca, in modo che esca un pochino fuori dai bordi. Vediamo. Forse ne ho tagliata fin troppa, ma vediamo un pochino come viene. Così l'allarghiamo un po', questo modo, ok. Se non prendo il verso giusto non riesco mai ad aprirla come dico io. Sì, adesso ce l'abbiamo fatta. Pensavo di metterla un po' qua così, eccoci, sì. Allora prendiamo la colla. Io sinceramente per la garza utilizzo sempre questa colla perché ho proprio visto che incolla bene e mi permette di spostarla come voglio, quindi direi che va benissimo. Quindi metterei la garza qui così, qui la giriamo un po' perché non voglio che esca troppo fuori. Ok, vedete che l'ho messa proprio appena appena, non deve essere una cosa che sotto mettiamo questo. Quindi andiamo ad incollare prima il nostro albero, per cui aspettate che non ho gli occhiali, eccoci, mi sono messa gli occhiali così vedo anche dove mirare la colla, perché sennò rischio di metterla dove non serve, o meglio, dal momento che è tutta bucata vedreste la colla che va giù e poi mi rimane l'albero completamente staccato. Ok, quindi così andiamo ad incollare questo in modo da avere riferimento. Perfetto, lo mettiamo qua così. Ok, e adesso andiamo ad incollare anche il nostro particolare così. Abbondo un po' con la colla perché sotto c'è la garza, quindi se l'assorbe un pochino così rimane incollato bene. Ok, ci siamo. E adesso vado ad incollare anche il mio particolare. Glielo accavalliamo. Sì, direi che questa è la misura giusta per accompagnare con gli altri. Mi piace. Guardate un po'. Adesso andiamo a tirar via un pezzettino qui che non serve. Così. E direi anche questa parte qui, perfetto, così abbiamo seguito la nostra pallina. Ora pezzo di decoro lo mettiamo qui, quindi tagliamo e incolliamo. Questi poi vedete che tagliandoli potete veramente usarli dappertutto, perché a volte basta, non è il caso di avere chissà quale, però guardate, io adesso ne metto un pezzettino qui che sembra una stupidaggine, però l'idea è, vedete, cambia un po' l'effetto del tutto, ci va veramente poco. Aspettate che pulisco bene, così rimane anche sottile senza che, questo modo qui. E poi ne farei anche, metto questo così non sporco, ok, facciamo così, sì.
così dà un effetto delicato ma non è invadente sul, perché mi sembra già abbastanza ricco così. Direi che può bastare. Sì, non ne faccio proprio, basta così. Non, magari qui posso ancora sporcare un po' di bianco, tanto poi farò, facciamo così, va. Pulisco la spatola, lo so, sono un po' paranoica per non sprecare la roba, ma sapete anche quello, quindi in questo caso, visto che tanto è tutto bianco, tutto neve, tutto non va neanche male, ecco, sporcare, pulisco la spatola qui sulla gazzina, sul bordino, tanto ci sta bene e non sprechiamo il materiale. Va bene così. Allora chiudo un attimo tutto. Dopodiché voglio fare ancora una cosa, e cioè voglio, allora prendo uno Scottex, così ripariamo un po', facciamo così, e vado a mettere qualche schizzo di bianco così dappertutto. Quindi mettiamo una goccina proprio di bianco. Questo me l'avete visto fare tantissime volte. Poi prendo un pennello, in questo caso prendo un pennello piccolino con dell'acqua, in modo da rendere un pochino più liquido il mio acrilico, altrimenti non funziona, e vado a sporcare così con gli schizzi dappertutto, che in questo periodo ci stanno, già mi piacciono sempre, perché questo effetto così un po'. Però in questo periodo con il bianco sono perfetti. Ok. Non esagero. Va bene così. Non esagero perché? Allora, questo lo teniamo perché dopo lo farò anche sulla parte posteriore, se non si secca nel frattempo. Perché voglio decorare ancora con. Dunque, vediamo un po' se l'ho preso. Sì, l'ho già preso. Allora, io userò il contour di stamperia, che è del, praticamente è questo acrilico, non so se è un acrilico, comunque serve per decorare, quindi viene una parte bianca in rilievo un pochino più spessa. Voi potete utilizzare, per esempio, mi viene in mente quei prodotti che fanno la neve, piuttosto che anche se non avete un prodotto come questo, potete utilizzare della pasta con una spatola. Sono sicura che vi viene in mente qualsiasi cosa. Questo è comodissimo perché, avendo il beccuccio sottile, mi permette di piazzare così, e io cosa vado a fare? Chiaramente andrei ad aggiungere un pochino di neve qui. Qua non devo fare nient'altro che aiutare, ecco, che inspessire già le parti che ci sono sul mio disegno. Però vado così un pochino a decorare. Possiamo fare in questo modo, metterei anche un po' qualcosa qui. Eccoci. Che fa subito proprio effetto neve. E questa non è neve, come vi ho detto, è un'altra cosa, ma potete veramente usare quello che avete in casa. Mettiamone ancora un po' qui. Ok. E direi che può bastare. Posso fare anche dei puntini un po' più grandi in questo modo qua, guardate. Così, giusto per. Perfetto, basta. Ve lo faccio vedere da vicino così. Ora, mentre facciamo asciugare un po' il tutto, poi se non basta gli darò anche una passata di phon, però vediamo se nel frattempo si asciuga da solo. Andiamo a decorare la parte posteriore della nostra pallina, perché come avete visto, decoro entrambe le parti. Quindi, allora, dopo andremo ad attaccarla sul retro, ma mentre li asciuga io vado a decorare la parte posteriore e poi penseremo dopo ad andarla ad incollare. Allora, qui voglio praticamente utilizzare, vi faccio vedere, questa fustella che a me piace da matti, vediamo se sì, ce l'ho qui, ve la faccio vedere, trovate anche questa, credo, nella descrizione dei prodotti. Questa fustella che vi dà la possibilità di fare la scritta Merry Christmas, l'ho già usata, quindi l'avete, chi mi segue l'ha già vista, in due dimensioni con un fiocchettino, che sono poi queste, che a me piace molto perché
È proprio carina, la scritta è proprio bella bella. Quindi io adesso la vado ad incollare in questo modo. Vediamo se mettere. Sì, facciamo così, mettiamo la scritta qui e poi vado ad incollare il fiocco sopra. La scritta la mettiamo un po' storta, perfetto. Allora, andiamo prima ad incollare la scritta. Quindi facciamo questo lavoro qui. Andiamo a mettere un po' di colla dappertutto. Sì, qua potreste usare anche il contenitorino. Sì, forse viene più comodo. Allora, aspettate, perché essendo proprio sottile sottile, io vado ad usare il mio contenitore vuoto che ho riempito con la colla. E così vedete che diventa veramente un attimo attaccare questi particolari, perché voi potete andare a mettere proprio delle punte di colla un po' dappertutto, quindi rimane incollato bene e non sporcate troppo intorno. Un po' sullo storto, schiacciate bene e nello stesso modo andiamo ad incollare il nostro fiocchettino. Questo fiocchettino è veramente simpatico, carino. Fatto in due parti da incollare, ma l'effetto rimane proprio bello bello. E lo mettiamo qui, così. Un po' più spostato magari qua, così. Anzi, sto sbagliando. Facciamo una cosa. Eh sì, perché devo attaccare. Allora, aspettate, perché ho fatto una stupidaggine. Vedete che, come vi dico, visto che io non è che mi preparo le cose, poi più o meno un'idea, infatti stavo sbagliando, cioè io devo andare ad incollare il mio nastrino per poter poi legare la mia pallina. Quindi come ho fatto? Adesso vi faccio vedere, però devo coprire il mio biadesivo, quindi lo posso fare dopo con il fiocchettino. Se invece vado a metterlo prima, facciamo così. Allora, prendiamo del biadesivo, tagliamo un pezzo, così. Ok, in questo modo qui, e vado a incollare così al centro del mio nastrino, poi dopo vediamo se tagliarlo oppure no, e vado a metterlo qui. Ok, incollato al centro. Ora, sicuramente ne tagliamo un pezzo perché mi va a coprire, eccoci, così mi va a coprire la scritta. Ora togliamo il biadesivo che ho messo fin troppo lungo e andiamo ad incollare il nostro fiocchettino in qualche modo. Ok, così. Adesso con un pennarello nero indelebile a punta fine vado un attimo a mettere ancora più in evidenza la scritta in questo modo qui. Mi piace proprio. Solo in certi punti, ognuno la può fare come volevo, solo proprio mettere un po' in evidenza certi particolari, tipo così. In questo modo, così è più evidente. Adesso farei anche qui come ho fatto sul frontale, metto ancora un attimo solo sotto un po' di Scottex così non vado a sporcare tutto. Anche qui mettiamo un po' di schizzini di neve. Ok, e siamo a posto. Adesso asciughiamo un po', aspettiamo che asciughi, vado magari a dare un po' col phon in modo da asciugare il tutto prima di finire di incollare. Mentre facciamo asciugare ancora un attimo, possiamo anche decorare, finire la decorazione, così nel frattempo asciugano e io voglio mettere con la mia pennina che avete già visto usare, che mi permette con la punta appena appena collosa di prendere senza nessuno stress
gli strass, fa pure rima, strass, paillettes, quello che quant'altro. Quindi in un attimo riuscite a fare le decorazioni. Quindi io cosa vado a fare? Vado ad aggiungere un pelino di colla giusto per incollare le cose. Quindi cominciamo così e poi con il mio pennino vado a pizzicare le mie paillettes, vado ad incollarle. Vedete che in questo modo è semplicissimo perché voi le puntate immediatamente, le tirate su e le incollate. In questo modo potete veramente fare delle belle decorazioni in un attimo. Io prima devo dire che mi stressavo perché ci mettevo 3 ore per tirare su con le pinzettine le varie cose e ogni tanto mi finiva la pazienza e quindi le mie decorazioni erano decisamente più minimal di adesso. Che invece in questo modo qui posso esagerare un po'. Ok, quindi direi che sul retro possono bastare così, ma anche sul frontale, anche se poco poco, possiamo giusto mettere un paio di paillettes che potrebbero sembrare due stelline, tipo una qua e una qua, e direi stop. Sono sufficienti, quindi una, due, ok, e tre, non vedo più dove ho messo la colla, aiuto, no, devo rimetterla perché non la vedo, mettiamone un pezzettino qui, ok, mettiamo qui, così, a posto, direi che è sufficiente. Ora, non dobbiamo fare nient'altro che andare ad incollare sulla parte posteriore per chiudere il tutto la nostra pallina decorata. Quindi mettiamo la colla, così. Ok, e mettiamo di riferimento il centro così direi che è perfetta. Va bene così. Ora sto cercando di schiacciare poco perché non è ancora perfettamente asciutto, quindi non voglio fare danni. Così, ok, ma ok, vedete, allora aspettate perché non è ancora asciutta perfettamente, quindi non voglio veramente rovinare tutto. Allora, quindi abbiamo il nostro posteriore, guardate che carino, e la parte frontale dove manca solo un'ultima cosa, e cioè ho preparato un fiocchetto che è questo che adesso andiamo ad incollare qui, così, in questo punto qua. Ve lo faccio vedere da vicino, guardate un po' se l'effetto vi piace. Quindi avete visto che con due ritagli, materiale di base di riciclo, un po' di nastro, direi che è un lavoretto che si può fare, non è niente di complicato e non lo so, ma io immagino che una volta che li metto dove ho immaginato, l'effetto non sarà male. Vi faccio vedere anche il posteriore, cercando di non far crollare il mio fiocchettino. Questo è quanto. Mettiamola insieme agli altri, così. Anche il video di oggi è terminato, spero che anche quest'idea di abbellimenti natalizi vi sia piaciuta, vi ho cercato di dare qualche idea un po' diversa per
realizzare qualcosa di veloce, carino, senza dover avere in casa chissà quale materiale. Come dico sempre, se avete dubbi o domande, scrivetemi e cercherò di rispondervi più in fretta possibile. E se non siete ancora iscritti al mio canale, vi fa piacere, iscrivetevi, così mi aiuterete a farlo crescere. E detto questo, non mi resta come al solito che augurare buona creatività a tutti e ci vediamo con il prossimo lavoro. Ciao!